Striscia la notizia a Biancavilla per parlare in maniera scherzosa di sport e precisamente del Biancavilla Calcio, squadra che milita nel campionato di Serie D. Ad aggirarsi tra le vie principali della città e al campo sportivo Orazio Raiti domenica mattina l'inviato Cristiano Militello, che con la sua simpatia ha fatto numerose interviste, sempre con il suo modo goliardico. Come mai qui a Biancavilla? Beh, la domanda l'ha fatta prima lui, lei ripete? O... Sì, ma la domanda, chi l'aveva pensata prima, il cameraman o lei? L'abbiamo pensato tutte e due assieme. Ah, stereofonia, sì. Beh, una coppia. Come mai qui a Biancavilla? Perché c'è la squadra che fa il campionato dei dilettanti, e che va tra l'altro benino, c'è un volo comodo che parte da Linate, arriva a un'ora giusta, poi ho visto che c'era il meteo buono e quindi 3 su 3 ho detto vado. Come avete trovato la città? Col navigatore. Ci fa molto piacere. No, come abbiamo trovato, simpatica intende dire quello. A parte che sono qui da mezz'ora e mi sorprende il fatto di come ci sia già la TV locale, che siete sul pezzo, siete... Come avete fatto a sapere? Io posso fare una domanda anch'io, un'intervista dove faccio anche le domande. Come avete fatto a sapere che ero arrivato? Sono arrivato da 20 minuti. L'inviato del TG satirico di Canale 5 è stato molto disponibile con tutti coloro che con lui si sono voluti fotografare. Selfie per tutti. Cristiano Militello, che a Striscia cura diverse rubriche come Striscia lo striscione, Striscia il cartellone e Tutti giù per terra, è sempre a caccia di stravaganze e di cose curiose. È stata proprio la nostra troupe ad indicare a Cristiano Militello che ad Adrano vi è un'agenzia di pompe funebri che porta il nome di Lazzaro, e così l'inviato Mediaset si è subito recato sul posto per immortalarla, ed è proprio il caso di dirlo. Grazie, un saluto a tutti.